Bella ragazzi, qui di oggi iniziamo un let's play che credo vi potrà piacere parecchio. Il gioco è molto figo, si chiama Hitman Absolution. I Non giocatori l'ho mai, Diana hanno stai speso. zitta, no, 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 I no, giocatori taci, oh Diana mio hanno Dio, ok, sta speso. parlando, ok. Il gioco non l'ho mai giocato in prima persona, ma ho visto qua e là dei video anni fa quando è uscito. Ed è veramente, veramente figo, ragazzi. È un gioco di quelli cazzuti e non di quelli a random che a volte facciamo. E credo che potrebbe piacerci davvero tanto, me compreso, dato che non l'ho mai giocato. Quindi direi di giocarlo qua insieme a voi. Quindi partiamo, nuova partita. C'è anche selezione livello, ok? Vedo la Madonna a destra, ok? Nuova partita. Il menu è fighissimo, ragazzi, con tutta sta roba qua. What? Facile, normale, difficile, esperto, purista. No, va, facciamo normale. Prova rapidamente sui istinti, sull'addestramento, fatti scoprire. È un gioco stealth, ragazzi. Io nello stealth faccio schifo. Però, vabbè, ovviamente credo che si possa anche un po' scegliere come fare le cose. Però, lo stealth è la Ascoltami. base. Silenzio. Devi essere coraggiosa. I sottotitoli, merda, me li sono Verrà dimenticati. un uomo e ti porterà via. Verrà un uomo e ti porterà via. Non posso venire con te. Sono interessato È alla così trama. che deve andare. Quest'uomo è diverso. Lui ti proteggerà. Ti prego, non giudicarlo per le sue azioni. Che figo il codice a barre qua sulla nuca, ragazzi, è bellissimo. Che figata che è quel codice a barre. Io tipo me lo vorrei fare sul collo qua dietro, però poi non sarei preso in nessun posto di lavoro, Mi quindi. dispiace. Ok, allora, una tizia adulta ha lasciato, diciamo, lasciato tra virgolette la figlia in quel posto, no? Credo. Forse un giorno riuscirai a capire. Ok, allora la tipa, credo, suppongo sia la madre, ha lasciato, diciamo, la figlia in casa, non so dove, in un orfanotrofio, non ne ho idea. Comunque ha lasciato la figlia e se n'è andata. E ha detto che un uomo sarebbe arrivato e l'avrebbe difesa. Quell'uomo, ovviamente, suppongo, 47. siamo noi, quello Sono Benjamin calvo, Travis. Claudio Bisio. Il denaro è stato trasferito sul tuo conto. Benvenuto a Chicago. Beh, grazie. Non credo stia parlando Sono con me. contento tu abbia accettato l'incarico, Ah, mi sa di sì. 47. Sì, sono Non è io, mai 47 facile sono io. colpire i nostri, ma Diana Barnwood ha tradito e dobbiamo fermarla. Invierei una delle squadre, ma questo è un lavoro da bisturi, non da martello. Le ragioni non contano. Esatto. Buona fortuna, 47. Quindi noi siamo un killer su commissione, ragazzi. Per chi non conoscesse Hitman, io non ho mai giocato nessun gioco di Hitman. So solo cos'è, un gioco stealth di assassini. E noi siamo appunto quest'uomo calvo e siamo degli assassini su Signore, commissione. sì, un camion dei gelati. Peter, cos'è Sì, quello? certo, mi occupo di lui. Fatto sputato un casino. Ehi, vattene, non vogliamo niente. Neanche il tuo socio. Quale socio? Oh. Ok. Ci stiamo infiltrando nella base. Ragazzi, scusate, ma ovviamente la prima parte sarà un po' più lenta di video. Perché devono presentare il gioco, è ovvio. Prologo, un contratto personale. Nel corso di questo Wow, incontro ti Madonna. verranno illustrati alcuni elementi. Sì, ma i sottotitoli. I sottotitoli. Dove? Dove? Dove i sottotitoli? Qua? Non ci sono? La risoluzione? Sì, stiamo giocando in Full HD, ragazzi. Sì, però in finestra perché devo vedere anche che ora è. Sincronizzazione verticale, luminosità, grafica. Dove sono i sottotitoli? Davvero? Ma io muoio. Ma io muoio. No, non ci sono, ragazzi. Che brutta cosa. Elementi chiave del gioco. Ok. In primo luogo, uccidi con discrezione e cerca di non farti scoprire. Analizziamo l'interfaccia. La barra blu nell'angolo in basso a Ma non sinistra c'ho barre. Ah, indica il eccola. tuo livello di energia. Ok. Vicino c'è il radar. Usalo per localizzare i nemici, gli obiettivi e le uscite.
Guarda l'angolo in basso a destra per verificare l'arma selezionata e sapere se è nascosta o meno. Va bene. E la barra gialla vicino all'arma indica la quantità a distinto disponibile. Distinto? Cos'è distinto? Se è esaurita, non puoi usare le abilità legate all'istinto. Premi select per accedere al taccuino. Ho un taccuino? Oh mio Dio, c'ho un taccuino! Secondo il capo dell'AIC, Benjamin Travis, il mio precedente agente di supporto, Diana Barnwood, ha tradito e abbandonato l'agenzia, portando con sé una preziosa risorsa. Una ragazza di nome Victoria. Dopo mesi di clandestinità, il nascondiglio di Diana è stato localizzato. Ok, va bene, quindi io devo uccidere Diana e riprendere la bimba. In passato Diana ha fatto, ci ha salvato la vita, ha detto, quindi cosa strana. Va bene, ok. Come i tasti, allora, R1, L2 fa lo zoom, R1 e R2 non fanno niente, B non fa niente. X stai per entrare in un'area ad accesso limitato. Se ti farai notare, la guardia tenterà di arrestarti. Quindi stai defilato e cerca di passare inosservato. Va bene, va bene. Avvicinati al riparo di fronte a te. Quando sei al riparo, i nemici riusciranno ad individuarti con più difficoltà. RB. Gli oggetti trovati nello scenario possono essere usati come armi da mischia o come diversivi per distrarre i nemici. Ok, no, io la voglio uccidere. Lancia la chiave inglese per distrarre la guardia. Perché lo devo... Va bene. Così. Ah, ok, quella fare lì è la mira. Per tirare, che devo schiacciare? RT, ok. Perfetto. Ok. Procedi oltre mentre la guardia è distratta. Là. Ok. Io non posso tipo prendere il mattone e tipo massacrarlo. Non posso. Oh, ok, gli ero andato molto vicino. Premi per ripararti dietro. Premi E per selezionare la singola silver ball. Ah, wow. Ok, questa. Attivando la mira, LT. Punta alla testa e stabilizza la mira per aumentare la precisione. Stai prendendo troppo forte. What? Cosa sì. Cosa vuol dire che premo troppo forte il tasto? Premi lentamente RT. Ma what? Cosa vuol dire? Allora, io mi riparo. Ti tengo premuto, premi lentamente RT. Ma cosa vuol dire? Ma non è un pedale, è un tasto. Non lo posso premere troppo forte o troppo piano. What? Ma ok. Uccisione non so da manuale. Voilà. Ricorda di nascondere il corpo. Sì. I corpi lasciati in vista. Dov'è? Allerteranno i nemici. Vieni qua. Trascina. Vieni qui. Si può mettere tipo qua dentro? Sì, si può. Fighissimo, ragazzi. Ok, finora è molto figo. Ok, mi sta prendendo. Il corpo è nascosto. Spero che stia prendendo anche voi. C'è spazio per un altro corpo. Ho l'arma in vista. Come faccio a toglierla? Ho l'arma in vista. Attiva checkpoint. Hai attivato un punto What? Di controllo. Devo attivarli? Se vieni ucciso o scegli di riavviare, ricomincerai da questo punto. Ma perché devo attivarli io? Va bene, ok. Allora. Rinfodera l'arma. Ah, così. Ok. Per ipotizzare la corda di pianoforte. Questa. Cos'è quella folle? Usa la corda di pianoforte per eliminare piano, la guardia piano, senza far rumore. Taci, bestia. Ma per noi sarebbe tutto molto più semplice. Uccisione crepa, bastardo. La corda di pianoforte permette di trascinare il bersaglio sin da subito. Scambia mattone con tazza di caffè. Certo, è utile. Ok, occultiamo il corpo. Guarda che faccio. Cioè, occultiamo il corpo, ragazzi, così che non ci rompano il cazzo. E voilà. Ole, fai la nanna da bravo. Ok. Adesso credo che dobbiamo andare di qua. Credo, si può tra correre in un qualche modo. Ah, così, ok. Merda, no, scherzavo. Ma non scappare. Aia, o avanza lentamente verso una zona isolata. Ho sbagliato. Quindi, facciamoci uccidere. Uccidimi, please. Please, uccidimi. Uccidimi. What? Cioè, fate uccidermi. Ok. Scusate, ragazzi, ho sbagliato corso a random, ok. Vabbè, da qua? Cos'è sto posto? LOL. Ok. Prendiamo anche questo tizio. Ricorda di nascondere il corpo. Usa la corda. Comunque potrei anche sparare qua volendo, la guardia senza. Però vabbè, cioè, cerchiamo di farlo come vuole lui. Io i corpi ora non li metto dentro, vediamo. Permette di trascinare il bersaglio sin da subito. Io i corpi ora non li sto a mettere là, vediamo cosa accade. Oh mio Dio, stavo per essere sgamatissimo. Ok. Piano, andiamoci piano.
Preso. Oh là, olè. Vieni più in qua, che lì c'è gente. Non voglio che ti vedano. Vieni qua. Ok, stai lì, stai buono, non fare rumore. Ok, qua c'è gente. Ok, ce n'è parecchia gente qua. Allora, l'abilità e i sensi sovrumani della gente la stavo 47. Già usando. Gli permettono di percepire ogni dettaglio dell'ambiente. Fa come se niente fosse. Merda. Ok. Dovremmo sapere dei. Sì, ma quei due mi vedono. Di testa. Io lo provo, ragazzi. Non gli piace muovere i suoi affari. Sotto non mi hanno visto. Cazzo, veloce. Spezza il collo, veloce. Olle. In ogni caso, non si sveglierà tanto presto. Lol. Ok, però è un casino, sono tanti, ragazzi. Dobbiamo stare molto attenti. Ok, andiamo avanti, ragazzi, nella prossima parte. Mi sembra davvero figo, quindi non vedo l'ora di continuarlo. Lasciate un bel mi piace, un commento, date fan su YouTube. Bella, ragazzi. Ciao.